un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi abbiamo qui con noi il nuovo Samsung Galaxy S Duos, diciamo la versione dual SIM del glorioso Galaxy S prima versione. In realtà questo terminale condivide alcuni aspetti con quel telefono, ma è un terminale assolutamente aggiornato e direi in linea con le esigenze del mercato attuale. Ho volutamente aperto il cover posteriore per far vedere rapidamente dove vanno inserite le due SIM, visto che è senza dubbio l'elemento peculiare di questo telefono. Abbiamo questo doppio slot qui nella parte alta di destra, nella parte superiore possiamo inserire la SIM 1, in quella inferiore la SIM 2. Già che ci siamo, guardiamo anche un attimo la parte posteriore del telefono con la batteria da 1500 mAh, fotocamera da 5 megapixel con possibilità di girare video in VGA, una foto videocamera che pur senza vantare numeri altisonanti in termini di risoluzione funziona molto bene sia nelle foto che nei video. Abbiamo qui l'altoparlante di sistema e il LED flash. Riassembliamo un attimo il telefono così lo lasciamo anche maneggiare con maggiore cura e diamo un'occhiata come al solito alle caratteristiche di base dell'apparecchio, poi magari ci concentriamo in particolare sul funzionamento della dual SIM. Come dicevo, Galaxy S Duos, display da 4 pollici, un display TFT a 16 milioni di colori, molto bello, non è un AMOLED, un Super AMOLED, ma comunque riproduce i colori in maniera veramente egregia. Risoluzione 800x480 pixel, quindi wide VGA. Parte superiore, altoparlante principale, videocamera VGA, sensori di luminosità e di prossimità. Parte bassa con tasto fisico per la home page, tasto di ritorno e tasto di menu. Nella parte di sinistra abbiamo slot per la micro SD, tasto di accensione, ingresso cuffie da 3,5 mm, tasto per il controllo del volume. Nella parte bassa un ingresso micro USB e il microfono principale. Come già detto, nella parte posteriore abbiamo già visto la fotocamera e la videocamera, abbiamo questo cover plastico leggermente ruvido e piuttosto bellino esteticamente e anche gradevole al tatto. La parte tecnica, la parte hardware è diciamo governata da un processore single core da 1 GHz con 768 MB di RAM, scheda grafica separata, 4 GB di memoria interni, anche se poi in realtà ne abbiamo poco meno di 2 da poter utilizzare per davvero, ma abbiamo comunque la possibilità di espandere la memoria tramite un supporto micro SD che abbiamo già fatto vedere prima. La parte radio prevede la presenza del Wi-Fi e del Bluetooth, la parte dati ci consente velocità di download a 7,2 MB e 5,76 in upload. Il sistema operativo in questo caso è Android in versione 4.04. Il telefono pesa, non è neanche molto pesante, siamo intorno ai 120 grammi, le dimensioni sono direi piuttosto contenute, di fatto muovendosi intorno a un display da 4 pollici che per i canoni attuali non è più neanche così ingombrante, direi che fanno di questo S2 su un telefono molto comodo da trasportare, ma direi che comunque non impone neanche nessun limite nella scrittura e nella navigazione internet. Mi pare che si sia raggiunto un ottimo compromesso da questo punto di vista. Andiamo un secondo a vedere ciò che caratterizza di più questo terminale, la presenza della doppia SIM. Tiriamo giù un attimo la tendina delle notifiche e vedremo comparire questi due tasti, SIM 1 e SIM 2. Nella parte bassa la presenza del nome del gestore, che in questo caso, avendo io inserito due schede Vodafone, è uguale, ma diciamo che avremo queste novità rispetto alle interfacce normali. Nella parte superiore avremo una doppia indicazione di campo con l'indicazione di quale SIM in questo momento è prevalente. Ci sarà sufficiente utilizzare sempre i tasti di cui parlavamo poco fa per switchare dalla SIM 1 alla SIM 2. Le SIM restano comunque entrambe sempre attive, con la distinzione che quando una di queste due dovesse essere impegnata in una conversazione, l'altra non sarà più raggiungibile. Vediamo un attimo le gestioni delle SIM. Troviamo anche qui questo doppio tasto con la grafica della SIM 1 e della SIM 2. Da qui possiamo chiedere al telefono di tenere attiva la rete per la SIM 1 o per la SIM 2. Nella parte bassa è interessante trovare
questa voce rete servizio dati, tramite la quale potremo scegliere quale delle due SIM far funzionare nella modalità dati. Perché naturalmente potremo avere su una SIM attivo un piano dati e sull'altra no, o come nel mio caso, in questo caso, potremmo averle attive su ambedue, quindi potremo gestire in maniera opportuna il nostro traffico come più ci interessa. C'è un grosso distinguo naturalmente da fare. La SIM 1 permetterà di navigare anche in modalità HSDPA e HSUPA, mentre la SIM 2 utilizzerà soltanto il GPRS, quindi bisogna tener conto di una notevolissima differenza di velocità nella trasmissione dati. Curiosa anche la possibilità, entrando in questo paragrafo, di selezionare un'icona ad hoc per la SIM 1 e per la SIM 2. Possiamo scegliere o un colore differente, oppure mettere l'icona casa, l'icona ufficio o un cuore, qualora per esempio una delle due SIM fosse dedicata agli affari di cuore, diciamo. Quindi abbastanza carina. Direi che l'implementazione di questo sistema è stata fatta piuttosto bene. Mi sembra che funzioni molto bene, tutto quanto, lo switch è rapido tra una SIM e l'altra e non ho trovato nessun tipo di impuntamento nello switch tra l'una e l'altra. Mi sembra che Samsung in questo caso abbia molto ben interpretato questa esigenza della dual SIM, che oramai sta diventando un'esigenza abbastanza diffusa, e direi che il telefono funziona molto bene, appunto. Andiamo a vedere rapidamente qualche altra caratteristica. Partiamo dalla parte telefonica. La parte telefonica utilizza un'interfaccia che già conosciamo per quanto riguarda Samsung, dotata di ricerca intelligente, con la variante anche qua del doppio tasto SIM 1 e SIM 2 per decidere con quale SIM far partire la chiamata. Mi è venuto in mente anche che questa cosa la troveremo riproposta anche nella voce messaggi, quindi come di consueto, prima riga de dedicata al destinatario dei nostri messaggi. Qui per inserire il corpo messaggio, una volta che avremo finito, potremo scegliere con quale delle due SIM far partire il messaggio. Quindi anche qui estremamente intuitivo tutto quanto il sistema. Parlando della parte telefonica, visto che sono uscito rapidamente dal paragrafo parte telefonica, direi che il telefono funziona molto bene come telefono in senso stretto. Direi con un particolare applauso al volume della capsula auricolare che è piuttosto alto, quindi permette di sentire bene anche in ambienti un pochino rumorosi. Andiamo rapidamente a vedere il browser, che comunque non comporta grosse novità rispetto alle altre prove che abbiamo fatto con i terminali Android. Funziona piuttosto bene, adesso siamo sotto copertura di rete. Eccolo qui. Direi che anche qui non c'è nessuna incertezza, funziona bene. Avendo il telefono a bordo Android 4.04 possiamo, chiedo scusa, beneficiare ancora della presenza del Flash Player in versione full, che da 4.1 si fa un po' più fatica ad utilizzare. Quindi direi che anche qui nessun problema nel caricare, nel riformattare la pagina, lo promuoviamo anche qui a pieni voti. Bene, per quanto riguarda gli altri programmi, troviamo un po' i classici programmi che Samsung inserisce ormai in quasi tutti i suoi terminali, Chaton, che è una sorta di aggregatore di chat, e qualche altro programma, oltre ai consueti programmi già forniti di base con il pacchetto Android. Bene, direi che possiamo fermarci qui per la prova di questo Galaxy S, un telefono che a me è piaciuto moltissimo. Lo vedo bene sia come telefono principale per chi abbia necessità di gestire appunto due numeri di telefono, quello privato, quello del lavoro, ma lo vedrei bene anche come un secondo apparecchio, appunto da tenere in tasca, molto piccolo, molto semplice da utilizzare e direi senza dubbio molto ben funzionante. Mi sembra che l'impegno che i grossi marchi stanno incominciando a profondere nell'implementazione delle dual SIM stia dando veramente dei buoni risultati, e questo Galaxy S2 secondo me è una delle migliori cose che ho provato di recente in questo tipo di settore. Il Galaxy S2, se è un giusto per chiudere, è un telefono che al momento non è ancora importato ufficialmente in Italia da Samsung, quindi questo esemplare è un esemplare Europa che ci siamo procurati per la prova, anzi per
Permettetemi di ringraziare questa volta in modo davvero particolare la Stockhaus di Milano per averci messo a disposizione questo esemplare di prova, un telefono che ha un costo che può orbitare intorno ai 300 euro, un poco più o un poco meno. Bene, mi fermo qui, un saluto da Ivan e alla prossima.